19, Giuseppe Florimo su 1. Di Tiriolo, Salvatore, dopo l'esperienza della Sila di una settimana fa sei venuto tra virgolette a giocare ancora a Tiriolo? Eh sì, sì, Tiriolo è di routine, deve dire, perché è la prima gara che ho fatto io negli anni 80 quelli che sono nuovi, la prima gara in assoluto, quindi Tiriolo ce l'ho nel cuore. Oltre il percorso è molto bello, l'organizzazione, facevi i complimenti, ci sono i piloti, la direzione. Due giovani! Nelle salite 20 anni in meno, ora ci vediamo a Luzzi. Un'altra bella salita. Qua abbiamo i 2 nuovi piloti che stanno comportando bene, mi passano, però non gli posso fare nulla. Mi stanno bastonando, ma è giusto così. Florimo, allora che mi dici? Tutto a posto. Questo ragazzino che ti dice queste parole. Il motore è un'icona, quindi non c'è niente da dire, questo motore è unico. Beh, ti vedo contento anche a te. Sì, sì, abbastanza. Allora, ti hanno definito ragazzino a te, che rispondi? È giusto così, con tutta la differenza d'età che c'è, però. Non lo dire! Non lo dire che siamo più o meno coetanei. Però abbastanza soddisfatto della gara di oggi e contento delle modifiche fatte sulla macchina e stanno andando bene. Molto soddisfatto. Bene, grandi tutte e tre. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie. Classe 1 però 1004.
terza classificata, Emilia Covello. Secondo classificato, Giuseppe Florimo. E su un arrembante 112 rosso vince Domenico Tramontana. Questo è il gruppo E1 1004. Monica, Domenico Tramontana vince anche l'assoluto del gruppo E1. Aspetta Domenico che devi prendere un'altra coppa. Passiamo.